Qui noi non è che abbiamo risolto il problema, anzi l'abbiamo ancora più peggiorato, perché è di poco tempo, le ore stanno abbassando le ore agli operatori, dando da 36 ore settimanali passeremo a 16 ore settimanali, la maggior parte degli operatori. Come si fa un'assistenza così? Tutto questo senza dirci niente. Poi voglio rispondere a Michele. Michele, tu hai detto che sei da 43 anni, lavori in nero. Guarda che non cambia niente lavorare assicurato, perché io lavoro assicurato, ma in un bel stipendio. Come me, 42 famiglie. Lavoriamo veramente in condizioni pietose, pietose. Io ringrazio il dottor Aldo che quando siamo stati quest'estate sotto a un sole cocente, il dottore ci ha mandato un gazebo per ristorarci, ci ha mandato ventilatori, ci ha attrezzato di tutto. Nessuno lo ha fatto, nessuno. Tutta l'isola d'Ischia sapeva, ma nessuno si è mosso. Ci sono venuti a trovare i sindaci, la consigliere regionale si è messa a disposizione, però noi attualmente stiamo peggio di prima. Rosa Iacono, nonostante i suoi problemi di salute, è sempre stata vicino a noi. Io questo voglio dire, Villa Mercede, l'ospedale, igiene e salute mentale, fanno parte dell'isola d'Ischia, sia prima o poi, in un modo o in un altro, ognuno di noi avrà bisogno di qualcosa, noi o un parente, chi è che sia. Poi dopo non ci lamentiamo che le cose non funzionano, perché non è giusto mettere la testa sotto la sabbia come lo struzzo e poi quando abbiamo bisogno diciamo ah però qua non funziona. Ma tu a dove stivo quando noi abbiamo lottato? Dove stavate? Dovete venire a lottare. Ogni ischitano è responsabile della propria vita, della vita sua, dei figli, dei nipoti e di tutta la popolazione isolana. Noi dobbiamo essere compatti insieme a Aldo per far sì che l'isola migliori a livello proprio sanitario. Io posso parlare per la sanità perché lavoro a Villa Mercede, ma io parlo in generale di tutto, perché è bello dire funziona tutto quando invece non funziona. Io quando vado fuori e dico che sono di Ischia, tutti quando fanno beata a te, io che ci devo dire? Beata a me. Non penso beata a me. Io non chiedo niente, chiedo che ogni isolano si passi la mano per la coscienza e venga a dare il suo contributo per un'isola migliore. E spero che in questo frangente di tempo, prima di Natale, di non fare un altro Natale peggio di come l'abbiamo fatto noi, perché vi voglio dire che da otto anni noi non sappiamo che è un Natale, che è una Pasqua. Tutte le feste noi ce le siamo tutte ricordate. Natale scorso, per mettere un piatto sulla tavola, dobbiamo ringraziare il Vescovo, perché non avevamo manco i soldi per mettere il piatto sulla tavola e lavoriamo tutti i giorni, tutte le feste e tutti i minuti stiamo là dentro. Quindi io penso che un essere umano va a lavorare perché si deve migliorare, non per stare peggio di come sta. Noi attualmente stiamo proprio male, male messi. È venuta la festa del nonno, tutti hanno criticato che non si è fatta la festa del nonno. La festa del nonno si è fatta in silenzio, però nessun isolano, nessuna associazione è venuta a fare gli auguri al nonno. Allora di che cosa stiamo parlando? Siamo noi che siamo egoisti e poi quindi non abbiamo più diritto alla parola. Mi dispiace dire questo, ma siamo noi isolani che facciamo schifo.